Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del Suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Pace a voi. Contempliamo e adoriamo Gesù Cristo, nostro Signore, Re dell'universo. In questa contemplazione portiamo a termine un altro anno liturgico, come a ricordare a noi stessi, alla Chiesa, all'umanità, che c'è un punto di convergenza, Cristo, in cui tutto è riconciliato, tutto è ricapitolato, perché Egli consegnerà il regno al Padre. Celebrare questa solennità per noi significa proprio ricordare la riconciliazione e la ricapitolazione in Cristo dell'umanità, perché Egli consegni l'umanità riconciliata nel regno eterno al Padre suo. La contemplazione di Cristo Re e Signore ci fa alzare lo sguardo, ma prima di raggiungere il cielo, che rimane il segno del regno eterno, il segno della maestà di Dio, i nostri occhi incrociano il crocifisso. Non possiamo dimenticare che su quella croce fu scritto Gesù Nazareno, Re dei Giudei. E il Vangelo di questo anno liturgico ci presenta proprio il crocifisso. E ci presenta il crocifisso in un momento così tragico che però è indicato come il re, è chiamato e insultato come il re e si comporta da re. È chiamato e insultato, sì, perché il ladrone dice tra la rabbia e la supplica: se sei il re dei giudei, salva te stesso. E tutti gridano: salva te stesso. Ecco, il re dei giudei deve salvare se stesso, e salvando se stesso poi potrà salvare anche gli altri. Invece il mistero della croce va in un'altra direzione. Questo re non è venuto a salvare se stesso, è venuto a salvare il suo popolo. Per cui è un re pastore che deve dare la vita per il suo popolo. È il buon pastore che dà la vita per il suo gregge, e quindi è il re pastore che nella difficoltà o di fronte alla morte non fugge per salvare se stesso, non scende dalla croce per salvare se stesso. Ora, in questa verità della croce si realizza quanto l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi ci fa dire nell'inno di ringraziamento: ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capace di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Sì, in questo giorno solenne, adorando Cristo Re crocifisso, noi ringraziamo il Padre, perché attraverso quella morte di croce
ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E infatti, accanto al primo grido c'è il secondo grido del ladrone, dell'altro ladrone, che dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù che gli risponde: oggi sarai con me in paradiso. Allora il mistero del re che non salva se stesso, ma salva il suo popolo, associa alla gloria di Dio nella santità tutti i peccatori. Associa nella luce, nella gloria di Dio tutti gli uomini peccatori. E la prima pecorella che varca la soglia del regno eterno è proprio un peccatore pentito, che riconosce il suo peccato e riconosce l'innocenza del re che offre la vita per noi. E così Paolo, ecco, continua l'inno di ringraziamento, che partendo da questa realtà del Padre che ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi, ecco, poi enumera, quasi fa scendere verso di noi ciò che il Padre ha fatto, come il Figlio ha portato verso di noi l'amore del Padre. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Il Re crocifisso che offre la vita è il Figlio dell'amore. Il Figlio dell'amore che il Padre ha per l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo. Il Figlio dell'amore che il Figlio ha per il Padre e ha per noi. Proprio perché è Figlio del suo amore, cioè è generato dall'amore, e il Figlio ha fatto suo l'amore del Padre e lo porta a noi, Paolo aggiunge nell'inno: per mezzo del quale, cioè del Figlio dell'amore, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. La redenzione è l'atto di acquisto, il prezzo che il Figlio dell'amore, il Re innocente, paga per il perdono dei peccati. È il prezzo pagato per il peccato. È il valore grande dell'amore da porre sulla bilancia perché l'uomo risalga nella sua condizione. Egli viene nell'abisso del peccato perché l'uomo possa risalire dall'abisso del peccato, e perché questo avvenga il Re innocente paga il suo prezzo, ma lo paga al peccato, perché non sia più salario del peccato la morte, è necessario che un altro ponga la vita e si annulli il peccato col suo salario e trionfi l'amore con la vita. E partendo dal Re innocente che paga il nostro riscatto con la sua vita, Paolo, ecco, risale di nuovo nell'eternità. È sceso a noi portandoci l'atto di amore del Figlio, poi risale nell'eternità. Egli è immagine del Dio invisibile. Poi va alla creazione, perché in Lui furono create tutte le cose. Poi va alla sua eternità. Egli è prima di tutte le cose. Ma poi torna nella storia, perché quell'atto redentivo lo ha costituito capo del corpo salvato dell'umanità. Egli è anche il capo del corpo della Chiesa. Allora il Re che noi oggi adoriamo è il Re pastore innocente che dà la vita, ma è anche il Re capo del corpo cioè della Chiesa. Ed è capo perché è il primo risorto. È il capo perché il primo risorto, il primogenito che risorge dai morti e poi lo seguiranno tutti i fratelli,
Lo seguirà prima Maria, assunta in cielo in anima e corpo, e poi lo seguiremo noi. Egli è il capo di questo corpo e ha il primato su tutte le cose. E sottometterà anche l'ultimo nemico, cioè sottometterà anche la morte. Ma tutto questo perché è il figlio dell'amore. E Paolo usa un'altra espressione per farci capire che significa che è il figlio dell'amore. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza. La pienezza della grazia per noi, la pienezza dell'amore, la pienezza della misericordia, certo, ma quello che si riversa su di noi è pienezza di divinità. Egli è veramente Dio e il Padre ha riversato nel Figlio la pienezza della divinità e questa pienezza della divinità cade su di noi come amore, cade su di noi come grazia, cade su di noi come misericordia. E allora, per questa caduta non più la caduta di Adamo, ma per questa caduta della grazia su di noi, ecco, c'è la pacificazione e la riconciliazione. Però è una caduta di amore, perciò dice con il sangue della sua croce. Quel sangue che cade dal crocifisso non è vita che si perde, ma è amore che si dona.